capo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? Nah, ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli roderà senz'altro per intere settimane. Vedi, è questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman, è con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere sentirlo. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali. Te la senti? Ah, sarei onorato, signore. Bene. Bene. Poli e Sam hanno garantito per te. Ma deve capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole. E chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte. Non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga. Ma se dovessi esagerare, ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Poli e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa, l'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? Della lealtà. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Eccellente. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Benvenuto. Il barista, Luigi, non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia.